Raga, oggi mi ha lasciato solo il bagno per fare il video. Comunque, vigilia di una partita fondamentale, fondamentale contro la Juventus, squadra rivale storica, una partita che ha un senso assoluto, perché noi dobbiamo continuare a vincere per arrivare terzi, per superare, almeno provare a superare l'Inter, per avere la Champions guadagnata sul campo e non coi giudici, che è quello che io voglio, quello che io spero, perché così dopo tutti muti. Raga, lo sapete quanto ci tengo a vincere le partite contro Inter e Juventus, quindi è una vigilia che la sento, cioè. Non sarà una partita facile, però io mi sono fatto allora due teorie per oggi. E poi parliamo di tutti questi attaccanti, perché, raga, ne sono usciti una marea, accostati al Milan. Probabilmente tante saranno cagate, sì, però è sabato, parliamone. Allora, secondo me la Juve e i giocatori della Juve stanno giocando contro Allegri. Lo vogliono eliminare, l'unica chance che hanno per eliminarlo è perdere, perdere, perdere. In più, ormai sanno anche che in Europa non ci vanno, in qualsiasi modo in Europa per me non ce li fanno andare. E quindi che cazzo di motivazioni volete che avrà la Juventus? Dall'altro però giocano in casa, l'altra teoria è giocano in casa. Quindi, ultima partita con i loro tifosi, vorranno fare bella figura, vorranno, cioè, perché se no, cazzo, li pigliano a schiaffi e faranno la loro partita. Non lo so, a noi dentro la nostra testa ci deve essere entrare in campo solo ed esclusivamente per vincere. Per vincere. Importantissimo, perché comunque non è già in tasca la Champions, anche nonostante la penalità nonostante la penalità della Juventus, perché ci abbiamo dietro al culo l'Atalanta. Quindi, se poi stasera batte l'Inter, ce l'abbiamo a pari merito. Quindi, non diamo per scontato che siamo già in Champions. Bisogna ancora conquistarla. Mancano due partite, quindi dare il massimo. Openda, Firmino, Thuram sono i nomi che sono usciti in questi giorni. E facciamo un'attenta valutazione. Thuram costo zero, io lo prenderei domani, perché avere Thuram, Giroud più una grande punta sarebbe ottimo. Firmino. Allora, Firmino è quel giocatore che tecnicamente farebbe arrapare tutti, e sono il primo a dirlo, però non è quel bomber che metto lì davanti e mi fa 20 gol, 22 gol, non li ha mai fatti. Per me è più una seconda punta che una prima punta, quindi bisogna anche vedere il modulo che il Milan vuole utilizzare. E entra dentro nella storia che o prendo Thuram o prendo Firmino, mentre Openda è una prima punta, è una punta forte, ha fatto 19 gol quest'anno. Allora, se mi dovete dire, Giovanni, Openda è il giocatore che tu vorresti, vi dico no. Perché non lo so, ne ho visti altri di più forti, di giocatori. Se vuoi fare una scommessa per il futuro, ma che diventerà un campione, lo sapete già cosa penso, Højlund. Se hai dei soldi importanti da investire, prenderei anche Vlahovic, nonostante tutti gli infortuni che ha avuto, eh. O se no, andrei a Nizza, busserei a Nizza e prenderei come Moffi. Moffi, perché fisicamente a me piace davvero tanto. Se no, da rilanciare c'è anche Kitike, che se l'ha preso il PSG non è l'ultimo fesso, è che se giocano davanti Messi e Neymar non hai tanto spazio. Anche David mi piace molto di più di Openda. Però, raga, quello che conta è che il Milan sta valutando un attaccante che
che è la cosa importante. Per me ce ne servono due, anche perché sono convinto che Milan deve cambiare schema. Se c'era Silvio, Berlusconi, Pioli, l'aveva già silurato, perché a calcio, come la vedo io, si gioca con due punte. Però va bene anche così, due punte ci servono, perché Giroud non è più giovane, quindi io prenderei uno tra Firmino e Thuram e una prima punta forte. Ditemi la vostra, sempre forza mia. Buon weekend a tutti. Pronostico: Inter-Atalanta 1-3.